No ai pregiudizi. Pensa quanto è stato difficile per Maurizio Gasparri dimostrare che oltre alla bellezza aveva anche talento. Se qualcuno fra il pubblico usa un'immagine di Tina Cipollari come salvaschermo, chiama subito le Iene. No al correttore automatico dell'iPhone. Sì, sto arrivando. No alle battute di cattivo gusto sull'aspetto fisico. Se qualcuno prende in giro, chiama il telefono. No al telefonino. Sì alla pubblicità. È buona educazione togliere la suoneria del telefonino durante lo spettacolo. Soprattutto se come suoneria utilizzi una canzone di In Volo. È severamente vietato scrivere poesie durante lo spettacolo, ma solo se ti chiami Francesco Sole. Se vedi un vecchietto in piedi e il tuo vicino non si alza per lasciargli il posto, dai tu un buon esempio. Alza il telefono e chiama una casa di riposo. Benvenuti, populisti! Presidente, oggi ho appreso dall'agenzia di stampa, non senza una certa dose di indignazione, il fatto che alcuni colleghi del Partito Democratico abbiano espresso una forte contrarietà, addirittura abbiano richiesto all'emittente privata Sky di prendere posizione sul fatto che un giovane rapper... come si chiama? Non lo so, è solo una specie di cantante. Fedez, no, Schifez. Non abbiamo Fedez, ma abbiamo le fisarmoniche, io preferisco le fisarmoniche a Fedez. Perché... visto di un conformismo con testi che sono finto trasgressivi. C'è stato il caso di Fedez che in qualche modo è stato accusato dagli esponenti, da alcuni esponenti del suo partito di militanza. So chi sia, un cantante, ho visto un tizio che ha dei disagi pure all'interno delle orecchie, un personaggio esteticamente. Buonasera, benvenuto a Fedez. Discutibile l'aspetto della persona che non la canzone. A parte la canzone è leggermente qualunquista. Non so che significato abbia l'espressione populista. Atteggiamento o movimento politico tendente a esaltare il ruolo e i valori delle classi popolari. Spregiativo. Atteggiamento demagogico volto ad assecondare le aspettative del popolo. Movimento rivoluzionario russo della fine del secolo XIX, che propugnava l'emancipazione delle classi contadine e dei servi della gleba attraverso la realizzazione di una sorta di socialismo rurale. In ambito artistico, raffigurazione idealizzata del popolo, presentato come modello etico positivo. Ehi, ciao!